Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo vlog. Allora, ho fatto la doccia, tutto quanto, e mi sono tutta cosparsa di crema, quella dopo sole, non quella, quella dopo sole, e adesso, tanto penso che lo vedrete già dal titolo. Mio marito, appunto, come vi accennavo in spiaggia, mi ha fatto una sorpresa. E di cosa si tratta la sorpresa? Tanto l'avrete già visto dal titolo. Mi porta al ristorante e quindi adesso mi preparo, poi vi faccio vedere il mio outfit. Allora, ho fatto questa coda, però non sono convinta. Cioè, di lasciarli così i capelli, non lo so, mi piace molto questa coda. Comunque, di quel che vi pare, ma i ricci sono molto rinvigoriti qui al mare praticamente, e niente, però penso che li sciolgo adesso per praticità così. Mi metterò il mascara, lucidalabbra, adesso vediamo, magari metto un po' di illuminante, quello della Ferragni con i o quello con i glitter, non lo so, vediamo, ma è proprio una cosa molto molto leggera, visto che sono comunque abbronzata, non mi serve più di tanto, insomma, mettere chissà che cosa, ecco. Sono molto contenta perché appunto, scusate. Molto contenta appunto perché ha fatto questa sorpresa, ha deciso di andare al ristorante e quindi mi fa molto piacere. E nulla, adesso mi vado a preparare e poi ci vediamo quando siamo pronti. Così faccio vedere sia il mio outfit che l'outfit di mio marito. Allora, come borsa ho scelto questa qua di Victoria's Secret. La nappina, adesso ci metto dentro le cose, sono ancora vuota. Si può portare sia a tracolla che a marsupio, perché se si mette qua io la porto a tracolla, è molto molto bella e bella belluccia e non l'ho mai usata, ragazzi, però mi sono ripromessa di usare le cose che ho belle e quindi userò questa stasera. E adesso mi sono già vestita, vi faccio vedere il mio outfit. Allora, sono pronta, vestita, però mi devo ancora. Beh, adesso sciolgo i capelli, non li tengo così. Mi devo ancora mettere il mascara, proprio giusto un filo di trucco. Però già si intravede l'outfit. E mi faccio riprendere da mio marito, riempio la borsa e poi mi faccio riprendere da mio marito, così vedete anche voi come mi sono vestita, poi mi fate sapere come sto, se vi piace e quant'altro. C'è tanta luce perché sta andando via il sole, perché sono già le 7:30 e quindi nulla. Però c'è abbastanza luce, dai. Qua comunque c'è fino alle 8:30, no, fino alle 9 c'è luce abbastanza. Comunque adesso vi faccio vedere l'outfit e però ve lo dico, ve lo faccio vedere. Outfit of the night, questo qua, ancora devo accessoriarmi, metterò delle collane, i miei anelli, la fedina e niente, allora questo top, che sono, non so se tiene su le spalline, giù, insomma. A suvedo, è molto carino. Questa gonna nera, semplice, però che ci sta bene con il top, fa tutto l'outfit, diciamo. E questo è outfit. Bellissima. Grazie, amore. E niente, adesso vado a sistemare i capelli, giusto un pochettino di trucco alla veloce e poi niente, poi scelgo le scarpe, penso che metterò quelle del nonno di Heidi, come le chiamate voi, perché sono comode, e anche perché volevo portare quelle con i tacchi nere che avevo preso, ma sono stata a Milano nella fretta,
Comunque, vabbè, vediamo, sono su dei sandaletti, vediamo, poi dopo scelgo le scarpe. Comunque, questo. Ecco, questo è l'outfit of the night di mio marito. Lui ha già su anche le scarpe, sono molto belle. Ci vuoi descrivere il tuo outfit, amore? Vabbè, scarpe Nike, pantaloni, questi qua un po' graffiati, no, pantaloni un po'... Sì, sì, è tipo Primark. Primark. E la polo Armani. E basta, poi devo mettermi gli orecchini, la collana, la fede e basta, poi io sono pronto. Ma sei bello, amore, sei stupendo. Bello belluccio. Siamo bellissimi. Più di più. E beh, poi vi facciamo vedere, insomma, le cose, quant'altro. E niente, poi vi facciamo vedere le cose quando arriviamo. Aspettate che qua. Ok, poi quando arriviamo sul posto vi facciamo vedere perché allora quando arriviamo sul posto vi faccio vedere tutto, insomma, e sono molto contenta perché ci sta. Noi non siamo tipi di andare a mangiare fuori, però qui al mare è bello. Sono lucida perché ho la crema ancora, ho messo il mascara, lucida labbra e un po' di illuminante della Ferragni e basta. Faccio la, ancora, mi devo abbronzare meglio questa spallina, però vabbè, adesso è, diventa un vlog parlato e basta. Ci vediamo ragazzi quando arriviamo sul posto. Eccoci qua ragazzi, guarda quanto è bello mio marito. Dopo vi faccio vedere il suo outfit. Mamma mia, l'abbronzatura fa risaltare ancora il tuo, di più i tuoi bellissimi occhi. Sì, sei un po' di bellissimo. Grazie amore. Scusa, grazie. Io ho fatto la foto, ma è questo per i dolci? È questo QR code qua? Sì, ma io... Praticamente qua, la pagoda. Ah sì, dessert. Voglio almeno del tuo smartphone. Non è da fare la foto, è solo da inquadrarlo e schiacciare sul cuore. Ah, ok, ok. Ah, non... Ragazzi, sono dischi volanti. Non avete idea di che pizze, io non le ho mai viste così grandi, ma in vita mia, cioè, sono abnormi, vero amore? Ma io non so se riesco a mangiarla. E non lo so, nemmeno io. Io mi sono portata la pastiglia del diabete in più perché mangiando così, ecco. Adesso vi faccio vedere. Cioè ragazzi, guardate, questa è la quattro formaggi, cioè è enorme. È brini, sa, Sì, è brini, credo. E questa qua è quella di mio marito, ma è veramente, cioè, non rende, è, io non è l'ho gigantesca. Mai... Allora, quelle di Milano sono, per farvi capire... No, ragazzi, è veramente grande, cioè... Quella di Milano arriva qua la crosta, Infatti gli ho detto le patatine, gli avevo chiesto le patatine, e poi gli ho detto, no, aspetta un attimo, le patatine, perché non so se riesco con questa pizza, è gigantesca. Ma queste non sono pizze, Sono enormi, complimenti! Sono dischi volanti. Grazie. Grazie. Buon appetito amore. Buon appetito amore. Mamma mia quanto sei bella amore. Grazie, ma tu sei più bella. No, ma tu sei bella sempre, ma questa abbronzatura con il glitter, questo vestito qua ti risalta tantissimo. Grazie amore. La pizza è, cioè, la pizza è grande ma è buonissima. Dobbiamo . Andare molto piano perché... Io sono già pieno, ti dico la verità. Anch'io. Infatti le croste non le mangio perché... Le croste neanche io perché sono un po' durette, sentite? Sembra un ASMR. Sono croccanti. Però sono buonissime. Amore, allora com'era la pizza? Pizza e... Dico la verità, perché mi piace dire la verità. Bella, sottile come piace a me. Non mi aspettavo di mangiare la pizza così. Infatti ragazzi, veramente che siamo pieni. Allora, io ho avanzato tutto questo.
io ho avanzato tutto questo, però adesso apriamo il dolce. Io anch'io ho avanzato le croste perché sono croccanti, di leggero. E mia mamma ha già preso la Coca-Cola, mio marito ha già finito perché aveva una fame da lupi, vero amore? Sì, però ho avanzato anch'io le croste perché sono belle croccanti. Sì, hanno portato via, io stavo ancora finendo, adesso penso che quando passano che vedono portano via, ecco. E sto bevendo l'acqua gassata io. Ne vuoi ancora, amore? Sì, grazie. Ma che gente, ma l'amore mio. Vabbè, al ristorante si fa questo, eh. Mio marito che mi ha voluto portare al ristorante. Poi vi devo raccontare una cosa che voi non sapete, e quindi è molto molto apprezzabile questo gesto da parte di mio marito, non che ci sia qualche vergogna o qualcosa, però poi ve lo dico. Questo è un grande uomo e io sono veramente fortunata e orgogliosa di essere tua moglie. Grazie amore. Grazie veramente di essere entrato nella mia vita e averla resa migliore. Guarda, volevo fare un gesto, però qua non me la sento, non per vergogna, perché mi fa male il ginocchio, te lo dico. Così hai spoilerato, mi volevi chiedere di sposarti di nuovo, amore. Sì. Mamma, quanto sei bello. Perché volevo mettermi in ginocchio. No amore, lascia stare, sei bellissimo. Volevo mettermi in ginocchio e mi viene da piangere perché mi emoziono. Sì, amore. Ragazzi, sono arrivate le patatine, queste qua ci sto. Mamma, sono bollenti, ragazze. Senti che roba, amore. Ciao ragazzi, allora è il giorno dopo, è la mattina, adesso è presto, non lo so che ore sono, tipo sono le 8:30, stiamo per scendere al mare, però non avevo chiuso alla fine ieri questo vlog perché siamo stati talmente bene, non ho poi neanche ripreso tutto, poi vabbè abbiamo fatto delle foto che poi ve le inserisco a fine video. Vi saluto e poi dopo che vi ho salutato vi faccio scorrere delle foto che abbiamo fatto ieri, insomma. Siamo stati veramente benissimo, abbiamo mangiato anche il dolce, ragazzi. Cioè, vabbè, ho preso la pastiglia del diabete in più, ho mangiato una torta al cocco e nocciola, mamma che buona, ragazzi. Mio marito ha mangiato il tiramisù e poi basta, insomma, abbiamo fatto una passeggiata, così siamo tornati. Allora, vi devo dire la cosa che vi stavo dicendo, perché mi sento comunque orgogliosa di mio marito, molto fortunata, e anche il perché non andiamo nei supermercati, nei ristoranti. Allora, questo comunque è il mio costume di oggi, poi vabbè, faccio vedere in spiaggia. Praticamente, ragazzi, mio marito, sapete com'è il cinema, che aveva proprio la fobia, gli veniva proprio quest'ansia forte e quindi non andava mai al cinema. Ci siamo andati, l'ha superata e sono molto contenta. E poi vabbè, non ci siamo più andati, però se ci dobbiamo tornare a lui non gli fa quella cosa. Però insomma di pomeriggio, così che non si è affollato, però vabbè. Ecco, andare al ristorante per lui è peggio che andare al cinema, quindi non c'è proprio nulla di cui vergognarsi, assolutamente, e per questo che non ci vedete mai andare nel ristorante o quant'altro, perché non è che voglio dire per andare a mangiare una pizza, per andare al ristorante, spendiamo tanti soldi, incazzate come dite voi. Quindi se vogliamo lo possiamo permettere, un ristorantino ogni tanto. Solo che non lo facciamo perché mio marito ha proprio questa fobia grossa del ristorante, ha paura insomma che, non lo so, tipo il cibo, che non lo so, gli va di traverso, così. Non è l'unica persona che ha questa cosa. Ho sentito che, tra l'altro è stata carinissima quella del ristorante, ha detto che anche il suo ex ragazzo aveva questo problema, poi gradualmente gli è passato, e quindi fare questo per mio marito è una cosa molto molto importante, che io ho apprezzato tanto,
per questo non ci vedo andare ai ristoranti. Non è una giustificazione, però dopo un po' di tempo, ovviamente col permesso di mio marito, ho voluto dirvi questa cosa, perché sì, non c'è nulla di cui vergognarsi e sono molto orgogliosa, perché appunto per farmi felice, vabbè, che non è che per farmi felice al ristorante, perché io sono felice con lui ogni giorno, sempre, comunque, e sinceramente non è che sono da ristoranti, non mi pesa, però siamo stati veramente bene, ho apprezzato, è stato titubante fino all'ultimo, gli è venuta un po' di ansietta, infatti a un certo punto stavamo per tornare indietro, poi no, andiamo, poi torniamo, no, andiamo, insomma, è stato un po' così, ecco. Poi dopo si è tranquillizzato, però abbiamo fatto, diciamo, il più veloce possibile, in modo che comunque non fosse una sofferenza, ecco, questa uscita fuori al ristorante. E niente, comunque è stata una bellissima serata, poi vabbè, poi continuata qua, mille una notte, e siamo veramente contenti, noi viviamo di piccole cose, gioiamo di piccole cose, che penso che siano quelle comunque che sono le più belle e importanti nella vita. E nulla ragazzi, adesso io chiudo questo vlog, comincio quello di oggi. E comunque abbiamo mangiato benissimo, veramente era buona, cioè la pizza era abnorme, io l'ho avanzata, ho assaggiato anche un po' qua di mio marito, buonissima, le patatine, mua, stupende, il dolce, che ve lo dico a fare, cioè, che ve lo dico a fare. E niente, sì ragazzi, sono in vacanza, avrò sicuramente, allora, io più di 5 kg non penso di essere ingrassata, però penso che 2-3 massimo 5 kg li ho presi qua al mare, però non si può stare a dieta tutta la vita. Ovviamente quando torno a Milano ritorno a regime ferreo, perché non posso permettermi, avendo anche il diabete, di fare così, e poi comunque voglio io continuare la mia dieta. Non ho appunto problema a dire che magari avrò preso 5 kg, magari 3, magari 2, magari ne ho preso uno solo, non lo so, non penso, perché sto mangiando. Cioè non è che tutti i giorni mangio schifezze, assolutamente, perché non posso. Più che altro roba di cose salate, ecco. Il dolce me lo sono concessa ieri sera al ristorante. Che buono ragazzi, dopo tanto tempo quando non mangi una cosa l'apprezzi ancora di più praticamente. Nulla, spero che questo vlog vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, vi ho spiegato questa cosa proprio per farvi capire il perché non si va al ristorante. Vi dico subito che chi dovesse offendere mio marito non offende mio marito, ma offende se stesso e parla di se stesso, ovvero della cattiveria innata che ha dentro, perché dover criticare questa fobia, questa comunque cosa che una persona ha, è veramente vergognoso. Quindi detto questo, vi mando un bacione e noi ci vediamo col prossimo vlog. Ciao!